Miei Padawan e amici di Facebook, la rotta di Kessel in meno di 12 parsec. Qualche giorno fa mi è stata regalata l'enciclopedia Star Wars in 100 scene. Come sempre si tratta di materiale superficiale che tuttavia, se come me siete soliti apprezzare le immagini del film, allora è un ottimo elemento da collezione. In particolare, per chi lo possiede, mi riferisco nel video odierno alla pagina 77 dello stesso, in cui alla voce la frustrazione di Anakin scrivono: Anakin può sedere nel consiglio Jedi, ma gli vengono negati il rango di maestro e l'accesso alla conoscenza necessaria a salvare Padme. Ovviamente non spiegano in che modo Anakin avrebbe potuto ottenere le ambite conoscenze, ci sono quindi io a spiegarlo al posto loro. Né La vendetta dei Sith, a seguito della notizia di un figlio in arrivo, Anakin è turbato da incubi riguardo la morte di Padme, i quali interpreta come premonizioni, quindi promette all'amata che farà di tutto pur di salvarla. Non vuole perderla come è accaduto con sua madre, quindi nelle notti insonne comincia a pensare a possibili soluzioni, tra le quali la principale di esse, la quale si presenterà abbastanza rapidamente. Anakin vuole infatti divenire un membro del Consiglio Jedi ed essere riconosciuto con il rango di maestro, quindi l'astuto Palpatine lo inserisce come suo rappresentante nel Consiglio Jedi. È come se gli stesse facendo un favore, il cancelliere lo sta aiutando nel suo scopo, tramite i suoi poteri ha permesso al giovane di sedere nel consiglio. Skywalker è quindi lieto del vertice raggiunto, è felice, poiché finalmente è a un passo da salvare Padme. Eppure, i suoi sogni si spezzano, quando il consiglio non solo gli ordina di spiare Palpatine, il solo che in apparenza sta cercando di aiutarlo, ma gli nega il rango di maestro. Anakin può unicamente sedere nel consiglio, non può usufruire di alcun privilegio, non gli è concesso esternare le proprie opinioni personali all'interno delle riunioni. Il giovane comincia a spezzarsi, a provare odio nei confronti dei suoi superiori e nel film è chiaro il diverbio tra lui e Windu, sedato in extremis dal maestro Kenobi. Anakin è un passo dall'esplodere, si sente usato. Il consiglio, in un periodo in cui i Jedi non erano visti di buon occhio dalla società, accetta il volere di Palpatine, quindi fa sedere tra loro Skywalker, unicamente per mantenere limpidi i rapporti con il Senato, ma non riconosce al giovane alcuna autorità. È un po' come se ci fosse una festa che sognate da anni. Quindi un amico, che chiameremo per l'appunto Palpatine, riesce a farvi avere l'invito. Ma una volta giunti alla festa, nessuno parla con voi. Anzi, vi dicono di sedere in un angolo e di non parlare, di tenere per voi qualunque opinione personale, a meno che non vogliate sparlare della persona alla quale vi ha permesso di essere alla festa, quindi Palpatine. In caso contrario, oramai siete comunque alla festa, quindi non vi possono cacciare, ma senza alcun dubbio non siete un ospite gradito. Questo è il primo punto che esercita sulla psiche del giovane. I suoi compagni non lo accettano. La sua è unicamente una presenza necessaria a mantenere rapporti con la politica e i Jedi, nel periodo in cui sono, rischiano molto. La popolazione è in rivolta contro l'ordine. Vi sono stati attentati all'interno del tempio, protesta civile contro l'ordine. La società crede che i Jedi abbiano fondato e dato inizio alle guerre dei cloni e quindi il Consiglio non può perdere anche l'appoggio del Senato o verrebbero presto sciolti. La presenza di Anakin è quindi obbligata, ma sicuramente sgradita. Inoltre, secondo il principale punto della collera del giovane, negandogli il rango di maestro non può in alcun modo accedere alle informazioni sensibili custodite all'interno del Tempio. Ovvero non può accedere agli Holocron sia Jedi che Sith, i quali nel suo intento aveva intenzione di consultare al fine di apprendere come salvare Padme. Nessun Jedi, neppure Kenobi lo aiuterebbero a consultare gli Holocron. Temono che il giovane possa essere corrotto da essi. Inoltre, il solo Jedi a conoscere i contenuti degli Holocron e non più appartenente all'ordine era Dooku, che Skywalker ha tuttavia ucciso.
deve scoprire il contenuto delle informazioni protette all'interno del tempio, ma senza il rango del maestro non può accedervi. E con la morte di Dooku non ha in apparenza alcun modo per raggiungerle. Era un passo, finalmente raccolto tra il consiglio, eppure gli hanno proibito il solo privilegio che avrebbe potuto salvare Padme. Quindi Palpatine gli palesa di Plagueis, colui che poteva impedire la morte delle persone care. Per Anakin vi è ancora una speranza. Non può accedere agli Holocron, e con la morte di Dooku sono sparite le conoscenze del Sith, ma forse, ancora una volta, il Cancelliere può aiutarlo. Ecco quindi che poco dopo Palpatine si palesa quale Lord Sith, ed Anakin avverte Windu della cosa, il quale ordina a Skywalker, visibilmente scosso, di restare al Tempio, mentre lui e una squadra andranno ad arrestare il Cancelliere. Anakin siede quindi al Tempio, mentre la sua mente è scossa da continui quesiti. Palpatine è la sua ultima possibilità di salvare Padme. È vero, ci sono ancora gli Holocron, ma con la cattura di Sidious, quindi con il termine della guerra, non avrà più un posto nel consiglio dove siede in vesti straordinarie, volute dallo stesso Palpatine. Inoltre comprende una cosa: il consiglio predilige la saggezza al potere. Anakin è forse il Jedi più potente, il più connesso alla forza, ma è giovane e inesperto. Terminata la guerra, quindi ucciso Sidious, dovrà attendere anni prima che i Jedi ne riconoscano la saggezza, dandogli il rango di maestro, quindi il permesso di accedere agli Holocron. Eppure, lui non ha tutto questo tempo. Il parto è alle porte, quindi la morte di Padme è vicina. Deve sbrigarsi. Al che raggiunge Palpatine e Windu nel loro attico, vuole assicurarsi che il Lord Sith venga processato ma non ucciso. È la sua ultima speranza per ottenere la tanto bramata conoscenza. Se anche Sidious dovesse morire come Tyrannus, allora Padme morirebbe con lui. Come sappiamo, avviene quindi il punto di rottura, quindi Anakin si intromette al fine di salvare Palpatine, causando quindi il decesso di Windu. Nell'immediato il giovane è scosso. Poi capisce una cosa: i Jedi prediligono per l'appunto la saggezza, il Sith il potere, e lui è molto più potente che saggio. Quindi in quel momento la scelta più idonea per salvare Padme è quella di cedere al lato oscuro. I Jedi lo tenevano a freno, era un eroe di guerra, eppure non gli hanno mai permesso di accedere agli Holocron, alle informazioni sensibili protette dal Consiglio. Yoda gli ha persino ordinato di distaccarsi dalla persona che teme di perdere. Anakin ha confessato i propri timori in cerca d'aiuto, e la risposta è stata quella di distaccarsi? È come se Yoda gli avesse detto di abbandonare Padme, in modo da provare meno dolore quando essa morirà. Non è che fosse proprio l'aiuto che il giovane andava cercando. Dall'altro canto abbiamo invece Palpatine, il quale ha cercato di inserirlo nel consiglio al fine che il giovane potesse divenire maestro, quindi accedere agli Holocron. E a seguito del diniego dei Jedi, si palesa di nuovo come ultima vera possibilità. Anakin cede quindi al lato oscuro, dopotutto i Jedi lo stavano unicamente usando. Era nel consiglio per mantenere i rapporti diplomatici, ma ad aiutarlo nessuno aveva realmente intenzione. Palpatine, al contrario, non solo riconosce il suo potere e quale Sith lo considera una qualità superiore alla saggezza, ma può condurlo alle risposte che Skywalker va cercando. Quindi, in conclusione, la domanda: secondo voi, se i Jedi avessero riconosciuto ad Anakin il rango di maestro, permettendogli di esaminare gli antichi Holocron, sia Jedi che Sith, al fine di scoprire il modo per salvare Padme, cosa sarebbe potuto accadere? Ditemi la vostra nei commenti. Inoltre, per chiudere quanto citato a pagina 77 dell'enciclopedia in esame, quindi la frase Anakin può sedere nel consiglio Jedi ma gli vengono negati il rango di maestro e la conoscenza necessaria a salvare Padme, la conoscenza necessaria a salvare Padme sono quindi per gli appunto gli Holocron, che unicamente un maestro del consiglio Jedi può consultare. Detto ciò, miei Padawan e amici di Facebook La Rotta di Kessel in meno di 12 parsec,
Io sono Emilio Valotti e mi auguro che l'episodio odierno sia stato di vostro gradimento. Lasciate un mi piace o non mi piace per testimoniare il vostro giudizio. Se avete piacere, condividete il video e invitate amici ad unirsi a noi. Io vi auguro, come sempre, un piacevole weekend e che la forza sia con voi.